Ciao a tutti, cacciotti, e benvenuti in questo nuovissimo video di GTA Online. Io ho appena finito una missione per aumentare la popolarità del club e mi hanno detto i gestori del club, cioè mi è arrivata una notifica, che praticamente c'è un nuovo DJ in circolazione, che sarebbe... Ora, non posso ancora promuovere il Nightclub perché mi sarebbe piaciuto fare un'altra missione. C'era Dixon, ora c'è Black Madonna in teoria. Io Solomon ce l'ho, Taylor Vance ce l'ho, costano 100.000 dollari l'uno. Mancherebbe Dixon e Black Madonna. Ora, la popolarità del mio club in questo momento è a metà, come potete vedere. Quindi ho due tacche e mezzo su 5, non è proprio il massimo. Ingaggiando un nuovo DJ dovrei tornare subito a 5 tacche. Quindi a questo punto direi: sono una spesa necessaria? Forse no, ma sono una spesa che voglio fare. 100k, anche perché da quello che so le missioni per ingaggiare tutti i vari DJ sono diverse una dall'altra. Quindi potrebbe essere interessante andare a vedere che cosa mi chiede per ingaggiare The Black Madonna. Poi, quando anche la popolarità di The Black Madonna calerà, beh, allora ingaggeremo anche Dixon, cambiando DJ e poi faremo un ciclo, capito? Poi riassumi Solomon per 10k e ce la fai più o meno. Sale sul veicolo. Ok, è pronta per noi. C'è una complicazione con la polizia di Los Santos. Ok, devo andare all'eliporto perché questa DJ ha avuto un po' di problemi con la polizia. Addio, sarebbe da capire che tipo di problemi. Però vabbè, siamo in GTA, quindi forse è meglio non chiedere. Va bene, abbiamo la nostra Black Sedan. Facciamo un bel giro lungo lungo e andiamo a prendere il tutto. Perché ho l'impressione che mi faranno guidare un elicottero o qualche tipo di veicolo e finirò nel mare sicuro e scasserò tutto e dovrò iniziare la missione. Io già lo so, mannaggia. Oh Madonna, c'è il Cargo Bob. Poi si chiama il Cargo Bob, sì, sto coso. Buongiornissimo. Allora, io voglio capire che cacchio di... Cioè, che problemi vuoi avere con la polizia che abbiamo bisogno di un Cargo Bob per venirti a prendere? Eh? Cioè, o hai mangiato un po' tanto, ma davvero? Sbrigati, sali. Saliamo sul Cargo Bob. Signore e signori, mi tocca guidare un Cargo Bob. E non è... Dov'è che devo andare? Aspetta. Ah, ok, devo andare di là. Va bene. Andiamo, 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 andiamo. Sento un po' di musica. Ok, non mi fa levare la musica. Mannaggia lui. Allora, sto andando praticamente ad un rave party che a quanto pare è illegale. E vogliono arrestare la nostra DJ. Male, male. Qualcosa mi dice che dovrò trascinare via tutto lo stage con il Cargo Bob. Sono abbastanza sicuro, ragazzi. Dovrò trascinare via il DJ sullo stage con tutte le casse e tutto. E suonerà in aria. Quanto scommettiamo? Va bene, siamo arrivati, questo è il rave. Ora, devo capire... Non si sta muovendo, vero? No, sono fermi. Ok, allora, calmi un po'. Calmi un po'. Discendiamo piano piano. Scusa, ma dov'è il rave? Non c'è il rave, non lo vedo. Dice che è qui, ma non vedo gente che balla. Abbiamo un piccolo problema. Ah, c'è la polizia, ok. Prendi... Premi R per centrare la visuale su The Black Madonna. Ah, ok, è nella macchina. Allora, caliamo il gancio. Ora prendiamo la macchina. Recupera l'auto della polizia. Guarda, a me piacerebbe tantissimo. Ora lo farò. Ecco, la polizia ce l'ha con me. Dai. 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 Piglia. Piglia la macchina. Ok, abbiamo preso la macchina. Mi spiace, Black Madonna, se non sei proprio comodissima. Però intanto ti riporto a casa, che dici? Fammi cadere. Ma sarebbe quando farebbe ridere. Quella premo e cade e ammazzo la DJ. Ah, c'è un poliziotto in macchina con la tipa. Bello. C'è un poliziotto dentro. Ma scusa, dovresti buttarlo giù. Ok, abbiamo fatto sparire la polizia. Siamo a posto, no? Siamo completamente a posta. Ottimo. Torniamo al puerto. Allora, stiamo ballando un po' a livello di dondolamento. Non so, vabbè, allora. Cerchiamo di atterrare con calma, che dici? Mi sembra un'ottima idea. Ok, ci siamo. Ci siamo. Torna indietro leggermente. Premi E per sganciare l'auto. Boom, sganciata l'auto. Sì, magari si è schiantata leggermente. Wow, bello, mi fa l'atterraggio in grafica animata, giustamente, perché altrimenti mi sarei schiantato con un elica e sarei esploso. Però va bene. Allora, English Dave. Torniamo a casa?
Ah, sta scrivendo un libro di filosofia, interessante. Ma il poliziotto cos'è? È svenuto? Ah, sono svenuti tutti? Ottimo. E il poliziotto? Gli ha rubato la pistola? Gli ha rubato la pistola al poliziotto. Il poliziotto potrebbe essere un attimino un problema. Come uccidilo? Ma non ha una pistola? Come siete in arresto? Ma gli ho rubato la pistola. Picchialo, picchialo, picchialo. Tirami un pugno. Grande, grande. Incredibile, incredibile, bellissimo. Vai, andiamo in discoteca. Scusco, con la nostra sedan limo. Andiamo, andiamo. Grandi, cacchio, grandi. Va bene, tra 2 chilometri siamo alla discoteca. Speriamo che questa missione ci abbia portato un bel po' di popolarità. Mancava. Sì, eravamo a metà. Secondo me un DJ nuovo potrebbe portarci di nuovo sulla vetta dei club di Los Santos. Oh, aspetta, avevo sbagliato strada. Eccoci qua, arrivati al Paradise. Ma è cambiata la grafica davanti? O sbaglio? Non mi ricordo. Non ho la più minima idea. The Black Madonna, attenzione. Che poi non so perché si chiama così. Cioè, non è nera. Però va bene. Sarà una scelta artistica. Cioè, ci sta. Anch'io non mi chiamo Surri, però dico che mi chiamo Surri. No, scelta artistica. Allora, grazie mille ai Telovas per essere stati con noi. Arrivata la Black Madonna. E ora parte la sua musica, signori. Cassa dritta, andiamo a comandare, signori. Allora, approfittiamone per entrare nel nostro ufficio e capire a che punto siamo con la popolarità del club. Spero messi bene, insomma. Sarebbe andare in ufficio con l'ascensore, ma a quanto pare non si può. Vabbè, andiamo a piedi. Ok, la popolarità bitches è al massimo e direi che è un'ottima cosa. Prendiamo dalla cassaforte questi 3.500 dollari che ci avanzano e vediamo invece come siamo messi a livello di risorse del club, cioè di magazzino, diciamo. Ok, chiudi la cassaforte. Bravo, bravo, bravo. L'ultima volta che ho controllato non avevo più merci perché le avevo consegnate. Potenzialmente non dovrei ancora averne, però non si sa mai. Guarda come picchia. In totale 205.000. Ok. 90.000 dal net club, 115.000 dal magazzino. Interessante. Allora, promuovi il net club. Guarda, non penso che mi serva al momento. Quello che posso fare è aumentare il prezzo dell'ingresso. O sbaglio? Ah, posso assumere un'altra persona. Per 240.000 potrei farlo perché ho questo che si occupa di trasporto. No, di cosa si occupa? Trasporto merci. Questo gestione monetaria. Questo articoli da caccia. Me ne manca uno che pensi all'importazione dal Sud America. Quindi prendiamo un'altra persona e la mettiamo a lavorare sull'importazione dal Sud America. Ok, cioè ci può stare. Qui non abbiamo niente da vendere al momento. Potrei investire qualcosa nello staff. Ora non so se vorrei lo staff migliore a livello di barman e sicurezza. Oppure guardie, sistema di sorveglianza. Così il Nightclub non può essere attaccato da nemici. Sarebbe un milioncino comodo da spendere forse questo qui. Oppure questo, migliore attrezzatura. Non senti. In realtà sarebbe da fare tutto, cacchio. Porca vacca. Sto per spendere 2 milioni? No, 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 no. Ok, abbiamo acquistato le attrezzature migliori. 1.400.000, porca vacca. A questo punto, la popolarità del club, me, preferisco la sicurezza. L'ultima cosa sarà la migliore allo staff, ma a questo punto siamo qui, balliamo. Prendiamo anche la migliore allo staff. Abbiamo fatto tutti gli upgrade possibili a questo posto. Porca vacca, mannaggia me. Direi che possiamo fare una cosetta molto velocemente, cioè andare nel menu rapido. Del mio personaggio e aumentare l'ingresso di questo club, porca puttana. Dov'è? Questione del nightclub. Il costo dell'ingresso fa un culo 100 dollari. C'è un DJ nuovo. E fatemi fare i soldi, per favore. Grazie. Tu che cacchio sei? Ok, ora in teoria abbiamo sicurezza che gira qua intorno. Non qua intorno, qua intorno. Abbiamo il barman più bravi. Vediamo se sono davvero più bravi. Come si chiama quel drink che ti faceva teletrasportare fuori? Andiamo a provarlo. Guarda che è pieno, sì. Datemi i soldi, bitches. Datemi i soldi. Buongiornissimo. Avrei bisogno di un drink che mi svoltasse un attimo la serata. Era il Macbeth. Sono abbastanza sicuro. Un bel drink di Macbeth. Mi dai questo whisky e io volo. Volo e mi ritrovi dall'altra parte di Los Santos. Spero. Perché non mi ha mai portato dall'altra parte di Los Santos. Mi ha portato dove mi ha portato? Mi ha portato nel deserto al massimo? No, neanche. Mi ha portato da qualche parte strana, ma non lontanissimo, insomma. Pensavo peggio. Eccolo. Attenzione, sta per svenire. Il Macbeth fa effetto. Non capisce più niente. Attenzione, non capisce niente. Eccolo, eccolo. Dai che sviene. Boom, testata sul tavolo.
Testata sul tavolo potrebbe portare fortuna, ragazzi. E invece mi trovo nel garage, mortacci mia. Con la Pisvas. Ti rendi conto? La Pisvas. No parole. Bella macchina, amico. Grazie, di avermela portata fino a qua. Tanto è bello GTA, ragazzi. Let's go. Sì, penso di avergli la rotta anche un po'. Vabbè, fa niente, tanto non è mia. Tanto ora slogo e questa finisce nel dimenticatoio. Comunque, ragazzi, a proposito di Rockstar Games, tra poco, tra cos'è, 5, 6 giorni forse, esce Red Dead Redemption 2. Sono sicuro che ci sarà tantissima gente che la porterà su YouTube. Però io non ho mai giocato all'uno e sono curioso di provarlo. Non so se chi di voi lo sta aspettando, però potenzialmente potrebbe essere una bella uscita. Poi, ovviamente, due delle cose che adoro di più sono i pirati e il mondo western, quindi insomma, parliamone. Ehi, che volo mi fai fare? Comunque, in tutto questo, stavo analizzando GTA, è una cosa che manca. No, del lounge bar. Non esiste tipo un posto sulla spiaggia a cui io posso andare e bermi i drink? No, quanto pare no, ed è un peccato. E tu dici, vabbè, ma quando è che ci andresti? Comunque, controlliamo l'email, perché c'è questo personaggio, Maud, che mi manda della gente da ammazzare. Oddio, questo è davvero brutto. Mi invia le coordinate, catturalo. Catturalo o uccidilo? Ah, ricercato, porca vacca. Cioè, dall'altra parte del mondo, 6 km. Guarda, quasi quasi faccio così. Esci da qua, prendo il mio menu, presidente del Motorcycle Club, richiedi in moto, prendo la Oppressor Mark II. E siamo tutti felici perché così volo lì e sono a posto. Voilà, perfetto. Ecco, magari leviamo la radio. Che GTA è un gioco bellissimo da fare in live, tra l'altro, ok? E l'ho fatto un paio di volte quando c'era la base mondiale degli attacchi, che c'era tipo la roba nucleare che sparavi, non mi ricordo di preciso. Comunque, fatto sta che io giocavo, poi mi metteva sempre la radio e poi finita la live ti danno il copyright sulla live. È un problema. Dovrei disattivarla dalle impostazioni. Forse si può fare. Beh, prima pensiamo a raccogliere questo ricercato. Sono anche curioso di sapere quanti soldi mi dà per fare queste missioni. Usiamo. No, non volevo lanciare i flare, scusa. Volevo usare il NOS. Non me lo fa usare il NOS. Vabbè, come non detto. Sai che forse andavo più veloce con la macchina? Strada dritta. Vabbè, dai. Non vado esattamente lento. Ok, ci siamo. Siamo nelle vicinanze della cittadina, diciamo, del villaggio, aggiungerei, in cui dovrebbe esserci il mio ricercato. Perlustrala. Allora, io la perlustro anche, però secondo me è in questo coso abbandonato, strano. Allora, io per non saperne leggere né scrivere ti dirò. Ah, sentirai il suono di campanelli. Ah, ok, trovato, cazzo. Non è stato così difficile. Ah, ok, devo raccoglierlo vivo. Vieni qua. Ah, ma è una donna. Cacchio, io pensavo fosse un uomo dalla foto. Ah, ce l'hai ancora con me. Ma cos'è? C'è un coltello. Ma puttana. Vieni qua. Vieni qua. Boom. Peach. Eh? Qua, bella. Beh, vieni qua. Porca vacca. Vabbè. Mi sta. Porca vacca, mi sta coltellando. Ti sparo in testa, eh. Sai che mi frega. Ti arrendi? Ti arrendi o no? Ti arrendi o no? Mannaggia. Vieni. Porca vacca. No. Ma questa mi accoltella, mi ammazza. Porca vacca, vieni qua. Quanta vita c'ho? Cioè, 12.000 coltelli. Oh, bella. Ok, ho capito. Oh, porca vacca, muoio. Ho capito. Ma che cazzo? No, basta. Ma che cazzo? Ma non ci credo che ci muoio da questa puttana. Io non ho parole. Mi ha coltellato a ripetizione. Mi sparo una gamba. Il cercato è fuggito. Ma ti rendi conto? Mortacci. Cioè, non si fermava più. Come cazzo facevo? Mi faceva manco selezionare un'arma. Non ho parole. Non ho parole. Non saprò mai quanti soldi mi dà per sta cosa. Cioè, mi ha coltellato. Mi ha coltellato. Io non ho più. Non. Ah, boh. Purtroppo non decido io quando è che mi invia sta roba il tipo Mode. Però. Teniamoci aggiornati. Per il momento vi dico che è tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi ricordo di lasciare un mi piace se vi è piaciuto questo video. Iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Cliccate sulla campanellina per non perdervi nessun video. Io vi saluto. Mi ha coltellato sta barbona. Mannaggia. Ciao a tutti. Thank you.